Buongiorno, Gatto Denver! Cosa c'è? Oggi Gatto Denver è più chiacchierone del solito. Sei sempre un chiacchierone, ma oggi ancora di più. Buongiorno! Dove vai? Ma Gatto Denver! No, ma Gatto Denver! Tu non sei ammesso sul lettone! Non sei ammesso qua! Gatto Denver! Non dovresti stare qua, tu! Ah, ok! Ma guardalo! Non so se lo lancerò giù oppure no, perché di solito non gli è permesso stare sul letto. Stiamo facendo una piccola eccezione, perché stamattina Gatto Denver si sente particolarmente solo, non lo so, ma ha bisogno di tante coccole. Tante coccole questo gattino, sì, vuoi darmi baci? Vuoi darmi baci? Gattino chiacchierone? Bonjour ragazzi, bonjour ragazze, come state? Bonjour mia family. È da un po' che non filmavo un vlog, magari è una settimana, magari neanche, però per me è tantissimo. Ho peli di Denver naturalmente ovunque. Ragazzi, anche stamattina mi sono svegliata con gli occhi parecchio gonfi. Lo sapete perché? Perché da quando sono in casa nuova, qui entra tantissima luce, il che è bellissimo perché e ho luce, cioè la casa è molto molto luminosa e le finestre sono molto grandi, quindi mi piace tantissimo questa cosa. Il fatto è che le tapparelle ci sono, ma non impediscono alla luce di entrare, anche se le chiudo completamente. E vedete che là sopra è già predisposto per metterci le tende. Quindi penso, cioè vorrei prendere delle tende, però ho bisogno di tende che siano completamente oscuranti e quelle che ho trovato, cioè le ho trovate, però non sono belle e soprattutto non sono bianche. E mettere tende di colore, cioè di un altro colore che non sia bianco, non so perché, ma non mi ispira. Quindi devo capire se le tende bianche sono abbastanza, come dire, cioè coprono abbastanza o riescono almeno a fare un po' da scudo per la luce oppure no. Ho guardato su Ikea, ma non mi piacciono tantissimo le tende che ho trovato lì. Se avete dei consigli, se conoscete qualche negozio online dove posso trovare delle tende così con i gancetti, che siano appunto che blocchino la luce, fatemi sapere perché sono un po' stufa di svegliarmi con gli occhi gonfi. Ma il fatto è che a volte mi sveglio, a volte nemmeno mi sveglio, però mi rendo conto che quando mi sveglio strizzo gli occhi tipo un po' di più perché evidentemente appunto mi dà fastidio la luce anche mentre dormo e quindi poi mi sveglio con gli occhi più gonfi. E quindi questa storia della mattina, ragazzi, buongiorno. Allora, qui ci sono Neil e Andrea, giù al piano di sotto, ovviamente si svegliano tutti prima di me. Oggi voglio portare Andrea in centro ad Alkmaar, perché quando è stato qui le volte scorse siamo andati ad Amsterdam, ma non siamo stati ad Alkmaar, quindi voglio fargli vedere un po' il centro storico, anche perché Alkmaar non è grandissima, quindi a piedi si riesce a vedere parecchio, anche solo in una giornata, quindi, e c'è anche una bellissima giornata, c'è il sole, quindi e andremo a fare un giretto ad Alkmaar e poi ci raggiungerà Neil che lavora fino alle 18 ma ci raggiunge un pochino più tardi. Oggi alle 17:30 andrà online il video in cui ho fatto il fluffy cloud bread e sono molto curiosa e emozionata. Voglio vedere che cosa ne pensate del risultato, se secondo voi sono stata brava o no. È sempre così, non vedo l'ora che arrivino le 17:30 per vedere le vostre reazioni al video, quindi poi sono tutto il giorno che sono lì emozionata di vedere che cosa ne pensate. Comunque sono in realtà, no vabbè, posso già parlarvene perché non è uno spoiler, perché cioè voi siete sempre nel futuro, quindi ormai per voi il video sul Fluffy Cloud Bread sarà già online e quindi posso dirvelo. No, allora ci ho messo, mi sono impegnata tantissimo, ho voluto seguire la ricetta più classica possibile immaginabile ed è venuto bellissimo secondo me, però ragazzi il sapore appunto è stata una delusione e l'ha assaggiato anche Nile, anche Andrea, e per entrambi è stata una delusione, cioè sembra una meringa, una specie di marshmallow meringa, mi sono dimenticata di dirlo nel video, ma sembra molto, cioè la consistenza di un marshmallow quando lo mangi, però il sapore è di una crepe salata venuta male. Questa è proprio la descrizione perfetta. Comunque ragazzi, adesso mi alzo perché devo lavorare un po' al computer prima di uscire in realtà. Filmerò anche delle storie sponsorizzate
Poi devo andare da un vicino che mi ha scritto, non so neanche come, ma hanno trovato la mia pagina Instagram e praticamente mi hanno scritto che il Corriere Espresso ha consegnato a loro un pacco, ma non capisco come mai, cioè, tipo la seconda volta che i corrieri fanno così qua, lasciano i miei pacchi ad altra gente random della via, cioè, e io poi devo andare a recuperare questi pacchetti, ma è bellissimo perché così sto conoscendo tutti i vicini, devo dire che sono tutti molto simpatici e gentili, però non capisco, adesso glielo chiederò, cioè, ma come avete fatto a capire che ero io da Instagram? Boh, non lo so, avranno cercato il mio nome e cognome, non lo so. Ah, comunque, volevo farvi un piccolo aggiornamento sul Botox, ragazzi, è una sensazione stranissima. Allora, se per il filler non c'è nessun tipo di differenza quello che senti tu, nel senso che sì, ovviamente io sento di avere il labbro superiore un pochino più voluminoso rispetto a quello che è il mio solito, no? Quindi i primi giorni è sempre un po' strano perché lo senti un pochino, boh, vabbè, ovviamente è un po' più gonfio all'inizio, ma poi comunque lo senti che è un po' più spesso magari, ma non, cioè, non ti cambia niente cioè, riguardo alla sensibilità, eccetera. Invece il Botox è assurdo, ragazzi, è veramente una sensazione strana perché ho tipo i muscoli qua, sì, questi e forse un po' questi, e li sento tipo addormentati, è una sensazione stranissima. Allora, non ci faccio caso perché non me ne rendo conto, però quando ci penso e provo tipo a fare tipo queste espressioni qua, vedo che si muovono ma molto meno rispetto al normale, quindi e comunque gli effetti ancora non si vedono completamente, dovrebbero quasi vedersi completamente, quindi se sorrido si formano un po' meno rughette, ma qui non sento, cioè io non me ne accorgo, non sento nessun tipo di differenza per quanto riguarda la sensibilità, ma qui sì, decisamente, ma dovrebbe aumentare ancora, mi diceva Valentina, dovrebbe aumentare ancora un pochino nei prossimi giorni, appunto, l'effetto per arrivare poi al massimo, e poi piano piano tra appunto qualche giorno, perché dopo 2 settimane l'effetto piano piano inizia a svanire, e appunto dopo 3-4 mesi se ne va completamente. Non so se lo rifarò ancora, vi dico, perché la sensazione è molto molto bizzarra, non che mi dia fastidio, ma penso ci si debba abituare, penso che chi lo fa da anni ci è ormai talmente abituato che non ci fa più caso, ma vi posso garantire che è strano, non mi dispiace, perché appunto sono contenta di prevenire, e quello che vi dicevo nell'altro video, è bello che molte persone non hanno neanche ascoltato il video e mi hanno scritto commenti, non hanno capito proprio il senso, però sono contenta di andare a prevenire appunto le rughe d'espressione, però è molto molto strana questa sensazione, boh, non lo so. Penso però che se io non ve l'avessi detto nessuno si sarebbe accorto, e penso anche che, perché appunto il Botox non è come il filler ovviamente te ne accorgi con il labbro più grande, ma il Botox, cioè uno riesce a, come si dice, a grottare le sopracciglia un po' meno del normale, non so se voi ve ne sareste accorti, e penso anche che molti lo facciano senza dirlo nell'ambiente dell'entertaining in generale, TV, film, movies, Hollywood, eccetera. E però io capisco perché molti non lo dicano, perché c'è molta disinformazione e molti pregiudizi su ciò, quindi da una parte le persone si lamentano perché magari le persone famose, non mi ci voglio mettere io di mezzo, ma penso agli attori famosi, eccetera, dico, da una parte le persone, il pubblico si lamenta perché loro si fanno magari il Botox o il filler, eccetera, e non lo dicono. D'altra parte però questi sono gli stessi magari che poi quando vedono quando qualcuno lo dice di aver fatto il Botox, eccetera, vanno a scrivere sei tutta rifatta, sei tutto rifatto, che schifo, eccetera. Quindi secondo me, allora io non ho nessun problema a dire ho provato a fare il Botox e raccontarvi la mia esperienza, di lo farò ancora, non lo so, che può essere secondo me super super utile, però capisco chi non lo fa, proprio perché poi già sai che ti arrivano
insulti, ed è così, ve lo posso garantire. Mi è capitato quando ho fatto il video riguardante il filler e adesso quando ho fatto vi il video riguardante il Botox, arrivano un sacco di insulti. E penso che questa cosa, cioè, lo sapete, a volte io un po' il lato psicologico, no, di questi fenomeni di internet mi interessa molto, e quindi penso che sia anche molto interessante questo fatto, no? Il fatto che non ci sia, cioè, il fatto che ci siano pregiudizi e che ci si senta, poi non tutti ovviamente, ma alcuni, che si sentano come dire, si sentono di avere il diritto di insultare un'altra persona perché magari quella persona ha deciso di provare a fare il filler nella sua vita. Ed è anche questo interessante. È un po', io penso che anche dopo aver visto il film, io spero vi piacciono queste chiacchiere a letto di 3 ore comunque. Se avete visto il film su Netflix, Social Dilemma, parlavano anche di questo, ma secondo me non è tanto il mezzo, no? I social, che per quanto riguarda ovviamente il fatto degli insulti gratuiti, bullismo, cyberbullismo, eccetera. Non penso che sia la piattaforma o il social il problema. Il problema è che manca un'educazione social, cioè. Almeno le generazioni fino adesso hanno sempre pensato di essere di là c'è Denver. Non so se lo sentite. Voleva uscire, come al solito, i gatti li fai uscire, vogliono uscire, li fai uscire, vogliono rientrare. Comunque, appunto, è come se tutti fino adesso almeno avessero pensato che nella vita ci si può comportare in una data maniera, quindi con rispetto quando incontri le persone per strada. E su internet invece questo rispetto che tu porti verso l'altro perché lo vedi e ce l'hai lì davanti, è come se su internet questo rispetto non fosse più dovuto agli altri. E non so come mai alcuni hanno questa percezione della realtà, ma è una cosa molto, quasi preoccupante se ci pensate, no? È molto diverso dall'approccio che uno avrebbe invece dal vivo con una persona, con uno sconosciuto. Quindi mi fa molto pensare, e a volte perdo un po' la speranza nell'umanità perché dico, forse le persone in fondo sono così, cioè forse la maggior parte di noi in fondo è così, ma questo brutto lato esce solo quando si è dietro ad uno schermo, quindi in qualche modo protetti da un anonimato, che però poi alla fine non è neanche anonimato, ma piano piano, secondo me, piano piano con il tempo la gente sta, cioè ci sta arrivando al fatto che non è impunibile se tu certe cose le fai online. Quindi forse arriveremo ad un'educazione appunto social, che secondo me è quello che manca, e far capire anche alle persone le conseguenze di quello che si dice, di quello che si fa dietro allo schermo di un computer, no? Non lo so. Stavo pensando, perché appunto ho visto il film e su moltissime cose, ragazzi, sono d'accordo, guardate il film se non l'avete visto, però sul fatto dei social, che sicuramente grazie ai social c'è stato tanto positivo, tante cose belle succedono grazie ai social, basta pensare appunto alle persone che vengono ritrovate grazie alla potenza, al potere di Facebook, al potere di Instagram, quando qualcuno appunto non si trova più e si mobilita tutta internet e si condividono le foto e quella persona poi viene ritrovata. Cioè, è un buon uso dei social, ma si possono naturalmente usare anche in modo negativo, e non penso che sia colpa dei social, appunto, ma delle persone in sé, perché i social media sono solo un mezzo, ma è chi lo usa ci mette il positivo, il negativo, le buone o le cattive intenzioni, secondo me. Fatemi sapere che cosa ne pensate se avete visto questo film. Se non l'avete visto ancora, ve lo consiglio, ragazzi, su Netflix, davvero, l'ho ripetuto 500.000 volte, ma fatemi sapere se lo avete visto, che cosa ne pensate, scrivetemelo nei commenti. Secondo me è molto interessante aprire un po' un dibattito riguardo a questo, perché abbiamo sempre sentito parlare nei film, eccetera, appunto, vari studi, e si parla tanto dei social media, però, perché
Questo film ti racconta i social media da persone che hanno lavorato da Google, da persone che hanno lavorato da Facebook o da Pinterest o da Twitter, quindi è un lato, un punto di vista un po' diverso a quello che siamo abituati, secondo me portato un po' all'esagerazione su alcuni punti, su altri invece decisamente no. Quindi è interessante, interessante sapere che cosa ne pensate anche voi. Quindi questo e quanto per le chiacchiere di questa mattina, ragazzi, dal lettone. Sì, nel mio studio volevo farvi vedere che ho cambiato un po' la disposizione, l'avrete notato. Vabbè, c'è un po' di casino perché ovviamente ci sono le cose di Andrea che adesso sta qua, però ho cambiato un po' la disposizione nel mio studio e volevo assolutamente farvela vedere subito, se non l'avete notato dal background dei video, che è appunto circa questo. Ho spostato i due quadretti, devo togliere questi, i ganci, perché non riesco più a staccarli, anche se è solo colla, e poi ho preso queste lucine, adesso sono solo qui ma di solito le metto anche su tutto il divano, e ho messo appunto la specchiera l'ho messa da questa parte, e poi ho messo le due librerie, che queste sono librerie Billy, sono le stesse che uso anche per le scarpe, sono sempre le librerie Billy di Ikea, e ho voluto cambiare, e non so se vi rendete conto, ma la stanza sembra molto molto più grande così, sembra molto molto più spaziosa, e quindi sono contenta. Ok ragazzi, facciamo un po' di skin care, i miei capelli sono un disastro, ma non so come sistemarli, sto cercando di non stressarli troppo dopo l'extension, appunto non voglio stressarli troppo, sto cercando di non usare tantissimo calore, però se voglio acconciarli bene devo usare la piastra o il ferro, quindi non so bene come procedere, però ai capelli penseremo dopo. Adesso skin care, ho applicato la crema per gli occhi, e però mi sono arrivati, ragazzi, questi tre sono i nuovi sieri per il viso di Labcare Cosmetics, e ve li devo far vedere da vicino perché non so se così rende. Eccoli, sono i nuovi fluidi viso con ingredienti naturali di Labcare Cosmetics. Come sapete lavoro molto con questo brand perché ci credo molto, e i prodotti li trovate sia in tutte le farmacie in Italia che sul loro sito, che vi linkerò qua sotto. E guardate che meraviglia, ci sono i fiori all'interno dei sieri, e questo è il siero idratante pelli normali e secche con petali di malva, hanno un profumo meraviglioso ragazzi, poi c'è quello anti-age con petali di rosa rossa, e poi c'è questo che devo provarlo ma sarà sicuramente il mio preferito, che è con petali di camomilla perché è protettivo per pelli sensibili e delicate, e la camomilla sulla mia pelle fa miracoli, e guardate ci sono proprio i fiori di camomilla all'interno. Se volete provare i prodotti Labcare Cosmetics, ragazzi, ricordatevi di inserire il mio codice sconto che vi metterò in sovraimpressione, Nicole Regalo, perché se acquistate almeno 24 euro di prodotti, in regalo per voi c'è un lip gloss a scelta, quindi potete scegliere voi la tonalità, basta aggiungere al carrello il lip gloss che preferite e poi aggiungete il codice regalo nel capitolo dell'ordine, e l'importo del lip gloss viene completamente detratto, quindi appunto avrete in regalo uno di questi lip gloss che vi regalo io, ricordatevi non ci guadagno mai niente sui codici sconto, ma è proprio per fare un regalo a voi. I colori sono veramente veramente meravigliosi, in particolare il mio preferito è questo, che è un bellissimo rosa chiaro nude, ed è la colorazione numero 2. Stupendo questo. Quindi direi di andare, aiuto, state fermi ragazzi, come al solito appoggio la videocamera nei posti più improbabili. Io direi di andare a provare subito questo, e bastano poche gocce. No vabbè, che meraviglia, non so se li riuscite a vedere, ci sono proprio i pezzettini di fiore. Mamma mia ragazzi, il profumo di questo siero cos'è? Ok, bicchietto piano, che la mia pelle si arrossa molto facilmente. Mettiamone un po' anche sul collo e décolleté. Adoro, adoro le pelli delicate ragazzi, se riuscite a trovare prodotti a base di camomilla sono veramente fantastici, hanno questo effetto lenitivo sulla pelle, sugli arrossamenti, che
È veramente, veramente fenomenale. A volte quando la pelle è tanto, tanto, tanto stressata e tanto rossa, specialmente in inverno quando fa molto freddo, lo facevo di più quando abitavo qua, mi sa che ricomincerò a farlo adesso che comincerà la stagione fredda piano piano. Sono proprio gli impacchi di camomilla sulle zone del viso dove ho più arrossamenti, perché è fantastica veramente. E quindi sto picchiettando il prodotto, specialmente con i sieri, mi piace picchiettare molto molto bene il prodotto. Sono curiosa di provare anche gli altri due, anche se quello per pelli normali e secche non lo userei ancora adesso in settembre, piuttosto aspetterei quando comincia a fare un pochino più freddo fuori, che la mia pelle diventa veramente secca sulla zona delle guance, ma per adesso voglio assolutamente utilizzare questo alla camomilla e poi quello anti-age liftante con i petali rosa rossa. Voglio assolutamente annusarlo, vedere com'è. Cioè, annusare com'è più che altro. Oh mio Dio! No, vabbè. No, vabbè ragazzi, sta proprio di rosa, è fantastici. Se li vedete, provate ad annusarli e guardate i fiori all'interno di questi prodotti. Quando mi sono arrivati stavo lì a fissarli. Ok, adesso ragazzi vado ad usare le mie gocce A più C più E, oggi veramente boost di vitamine pazzesco alla pelle. E appunto sono sempre di Lab Care e vanno applicate, semplicemente io le uso da anni e sono appunto, non so se riuscite a leggere bene dalla boccetta, eccole, sono appunto queste vitamine in gocce, c'è anche il contagocce, sono molto 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 pratiche. Ok, ho chiuso un po' la finestra dietro perché secondo me così riuscite a vedermi meglio. Comunque, vado ad applicare le mie gocce A, C e E su fronte, guance e collo décolleté. Queste sono super energizzanti e se la pelle è spenta, un pochino appunto poco luminosa, queste danno un effetto luminoso che dura nel tempo, sono molto nutrienti, ma come vi dicevo non lasciano la pelle unta, non resta oleosa, quindi anche queste sono prodotti, sono come oli secchi, no? Quindi li applichi, idratano la pelle ma non la lasciano unta. E poi altra cosa che voglio andare a fare per la skincare di oggi, perché ho visto che dove mi sono spuntati questi brufoletti ho anche un po' di pori dilatati, quindi vado ad usare questo, si chiama SOS Pori Dilatati, appunto. Eccolo qui, ed è un prodotto in crema che va appunto applicato dove ne abbiamo più bisogno, dove abbiamo più pori dilatati, che in realtà si può usare anche come base trucco, quindi vado ad applicare semplicemente questo e poi stendo il trucco. Questo è molto rinfrescante, vi devo dire. È sicuramente formulato più per le pelli miste, grasse. Se avete la pelle secca, io vi consiglio di usarlo solo sulle zone appunto dove avete più problemi di pori dilatati, ma non su tutto il viso. Comunque, questo è quanto per la skincare. Adesso passiamo al make-up, ma devo andare a lavare la spugnetta, quindi ci vediamo tra 2 secondi. Ok, spugnetta lavata, che di solito non mi trucco mai senza prima vestirmi, cioè mi vesto sempre prima e poi mi trucco, ma oggi è andata così, volevo fare la skincare subito appena mi sono arrivati i prodotti. Vado a prendere il fondotinta. Eccolo qua, sempre lui, Diego Dalla Palma, nudissimo, colore 243C. Adoro questo fondotinta, lo sapete, sia la durata che la texture, non dà fastidio, copre il giusto e poi come colore cioè, è il mio match perfetto. Spero di averne abbastanza perché anche questo sta per finire ormai e l'ho usato anche per tutta l'estate. E anche con il caldo, più caldo siciliano, si comporta molto bene. Ma penso che dovremo cercare di estrapolarlo così oggi perché siamo veramente, veramente agli sgoccioli. Ok, nel frattempo Nile e Andrea si sono fatti da mangiare, che ci siamo svegliati tardi e loro stanno mangiando la pasta, però preferisco truccarmi nel frattempo e mangiare qualcosina in centro, così poi non gli faccio perdere tempo quando sono, cioè in realtà Andrea, perché Nile ci raggiunge dopo, ma così almeno non gli faccio perdere tempo che mangio e poi mi devo anche preparare, anche perché non lo so, io quando mi sveglio non ho tantissima fame. Sì, ok, ho mangiato cioè un po' di frutta, però proprio mettermi a mangiare la pasta, se mi sveglio tardi e comunque siamo vicini all'ora di pranzo, io non ce la faccio. E quindi
Nel frattempo, se sentite rumori di piatti, eccetera, sono loro che stanno pranciando. Mi piace questo fondotinta perché è una coprenza molto modulabile, cioè posso decidere se renderlo super super naturale e veramente invisibile, oppure se insistere un po' di più su alcune zone per renderlo un pochino più coprente. Ok, adesso correttore vado ad usare quello di Wycon, si chiama Cover It Concealer. Chiamo come al solito. Mi piace perché è molto chiaro questo, anche se è un pochino più neutro come sottotono, un pochino più giallino. Per i correttori sulla zona del contorno occhi è sempre meglio se sono un pochino più rosati, almeno per quanto riguarda le mie occhiaie, ma è piuttosto coprente, quindi mi piace usarlo anche qui nella zona del contorno occhi. Poi ragazzi, so che hanno riaperto le scuole, hanno riaperto le università, raccontatemi come sta andando, ma cioè, alla fine non ho capito, si fanno ancora le lezioni online, si fanno solo in alcuni giorni della settimana, oppure hanno riaperto tutte le scuole? Non ho capito come sta funzionando la situazione, onestamente. So che c'era un bel po' di confusione fino a qualche tempo fa, ma fatemi sapere adesso come sta andando, com'è la situazione, se soprattutto come vi trovate in questa situazione, vorrei capire, cioè immagino che sia molto difficile. E poi una cosa, ma io ho visto veramente, hanno distanziato i banchi con tipo delle lastre di plexiglass o di vetro, una cosa del genere, di plexiglass immagino, ma è veramente, ma è fattibile, nel senso, quello che mi chiedo è fattibile mantenere la distanza tra i ragazzi? Cioè, se i banchi sono distanziati, ma quanta cipria sto mettendo? Sto usando comunque quella di IT Cosmetics, la bye bye pores, perché mi chiedo se è fattibile tra i ragazzi giovani stare lontani, cioè non lo so, mi chiedo anche come sia, soprattutto per voi che siete nelle scuole o nelle aule universitarie, mi chiedo com'è la sensazione in generale, cioè come vi trovate ad aver avuto tutto completamente scombussolato? Io ci stavo pensando proprio l'altro giorno, per quanto mi riguarda, penso che inizialmente, per quanto riguarda la scuola ovviamente, non tutto quello che è successo, ma inizialmente non mi sarebbe, penso, dispiaciuto stare a casa e fare le lezioni da casa, ma penso che poi con il tempo un po' mi sarebbero mancati i compagni, mi sarebbe mancato tutto quello che è la scuola e tutte le dinamiche, anche le piccole cose quotidiane che magari prima ti danno quasi fastidio della scuola, penso che poi ad un certo punto mi sarebbe mancato il tutto, non lo so, sono curiosa di capire come l'avete vissuta voi e come la state vivendo ancora adesso, perché è veramente un momento storico male più che del bene, ma cioè nel senso che ovviamente sono successe tante cose in questi mesi tragiche, voglio dire, però è veramente un momento storico particolare, e chi sta vivendo la scuola in questo momento sta vivendo una scuola come nessuno l'ha vissuta fino adesso, e quindi mi interessa veramente capire com'è la situazione, cosa stanno facendo in Italia per cercare di appunto distanziare gli studenti, eccetera, gli alunni, ma più che altro voglio anche capire come la stanno vivendo gli alunni e gli studenti, cioè come la state vivendo voi questa cosa, come tra di voi, insomma, che cosa ne pensate delle misure che hanno preso, che neanche io so bene, perché appunto ho visto diverse fotografie su internet, però non penso che le misure di sicurezza siano le stesse in tutti gli istituti, di tutte le regioni, di tutte le città, quindi è molto importante, avendo un seguito così ampio in tutto il paese, per me capire come stanno andando le cose, come la vivete voi in generale questa situazione da studenti, ma anche da lavoratori in realtà, perché anche se avete sempre avuto un lavoro d'ufficio ma poi vi siete ritrovati a stare in smart working per un sacco di mesi, anche questa è un'esperienza veramente inusuale, nel senso che naturalmente anche qui è interessante capire come si vive questa situazione. Per quanto mi riguarda, appunto, lo sapete, non è
Penso che noi youtuber siamo quelli che hanno avuto meno cambiamenti nella vita quotidiana da quando è successo tutto quello che è successo con il Covid, perché veramente per noi non c'è stata grande differenza, se non una cosa che probabilmente sta aumentando il lavoro per noi youtuber, perché adesso il pubblico online, essendo appunto tutti molto di più costretti a stare a casa al computer, aumenta e quindi le aziende vogliono anche investire nel mercato online. Quindi anche questo è stato interessante vedere nei retroscena, no? E quindi sì, ci stavo pensando proprio in questo momento, cioè in questi giorni, a tutto ciò, non lo so, è stato un periodo talmente strano, ragazzi, che penso che anche tutti gli amici che vengono sempre a trovarmi, perché mi dicono sempre tutti, ci sarà un altro lockdown, non potremo più vederci, che poi ragazzi no, questo anche vi devo dire, vi ricordate che in Italia avevo promesso un mukbang con tutte le cose italiane strabuone eccetera, io volevo veramente farlo e l'ho anche detto ai miei amici, ragazzi io volevo fare un mukbang a casa con tutte le cose e loro mi hanno detto così, puoi dire tranquillamente ai tuoi follower che ti abbiamo rapito e non ti abbiamo fatto mangiare da sola neanche una volta, ma è esattamente quello che è successo, cioè io non sono stata, volevo veramente filmarlo sto mukbang da casa mia in Italia, però non ho passato una serata da sola a casa mia, ero sempre fuori e ho mangiato sempre fuori con gli altri, quindi non, se non ho fatto il mukbang non è perché mi sono dimenticata, perché proprio mi hanno costretta ad uscire e a mangiare, quindi non ho proprio avuto l'occasione di mettermi lì davanti alla videocamera da sola per un mukbang, cioè ma neanche a pranzo, ma vi giuro, quindi lo so che è troppo tempo che non faccio un mukbang, mi rendo conto, infatti mi sento molto in colpa ma vedo le vostre richieste e so che volete appunto un mukbang prima possibile, anche se non so se farlo con cibo olandese, perché volevo filmare il video mangio per 24 ore solo cibo olandese, quindi penso che già questo possa bastare per quanto riguarda il cibo olandese, perché non è che ci sia tantissima cucina tipica qua, cioè non hanno una cultura cioè la cultura della cucina come possiamo avere noi, quindi non ci sono tantissimi piatti tipici, quindi se faccio mangio per 24 ore solo cibo olandese, poi non so cosa fare anche, cioè non so cosa mangiare anche nel mukbang, oppure potrei fare un mukbang solo dolci, sto mettendo 10 kg di blush, ma almeno mi dà un aspetto più vivo, visto che non sono mai abbronzata, e quindi sì, ditemi voi, vorrei fare, se no posso fare un mukbang, insomma naturalmente uno di quelli soliti, perché ho il fondotinta anche sulla videocamera, ok, posso fare un mukbang, anzi ditemi voi, con cosa volete che lo faccia il mukbang? O, vabbè, cibo tipico olandese, farò il video challenge 24 ore mangio solo cibo olandese. Però, per quanto riguarda il mukbang, che cosa vorreste vedere? Ci sono un sacco di catene qui, tutte le più famose, quindi ditemi voi. Illuminante lo skipperei, non so perché, ma l'ho usato per un anno senza mai skipparlo e adesso invece non mi va di usare l'illuminante. E adesso useremo, allora... Ultimamente mi è tornata un po' la voglia di mettere gli ombretti, perché non lo so, ma dall'anno scorso, che in estate ho usato praticamente solo mascara e vabbè, poi con la quarantena voglio dire, quindi non mi sono truccata tantissimo per quanto riguarda gli ombretti, cioè base eccetera sì, però per quanto riguarda gli ombretti ho passato un sacco di tempo senza utilizzarli e ragazzi hanno iniziato a mancarmi non poco, infatti penso si sia visto... Mi avete vista di nuovo con i miei soliti smokey eye nei video precedenti? Mi ha fatto ridere perché tanti mi avete detto Nicole che tuffo nel passato! È vero, ma infatti mi mancavano. E quindi anche oggi voglio andare a... Allora, pettiniamo queste sopracciglia che veramente con la laminazione se non le pettini sono oscene. Ma veramente oscene. L'unico problema che io ho con la laminazione, ragazzi, è che un sacco di prodotto va ad infilarsi nelle sopracciglia e non so perché mi succede solo quando faccio la laminazione, quindi tipo fondotinta eccetera e cipria, mi siccome appiccicano e ok, comunque dicevo, ho applicato la base, questa è la classica, non so neanche io perché vado a leggere il nome che so benissimo che è la Primer Potion di Urban Decay e andiamo ad usare allora pennelli un po' a random, ce n'era uno, eccolo,
Allora, vado ad usare la palettina, questa è di Victoria Beckham, e i marroncini sono molto carini, anche questo arancio mi piace moltissimo, e questa è quella che ho usato per il trucco che ho fatto, che avevo nel video qualche giorno fa, anzi, prima vado ad usare, questa è la Naked Basics di Urban Decay, vado ad usare il color carne e lo applico su tutta, c'è già un po' di marroncino sulla palpebra, però non ha importanza. È solo più facile poi andare a sfumare gli ombretti, quindi vado prima a stendere il mio nude e poi passiamo agli ombretti. Non voglio fare uno smoky troppo scuro e non penso di utilizzare la matita nera oggi, perché poi vado in bicicletta e quando vado in bicicletta cerco di evitare, perché a volte poi mi lacrimano gli occhi e cola un pochino, oppure comunque poi se ne va. Ah, e poi altra cosa volevo menzionare, mamma mia, mi avete detto in tantissimi, perché nella morning routine ho struccato il viso con l'acqua micellare e poi non vi ho fatto vedere che ho lavato il viso. E in tantissime mi avete scritto, ma proprio preoccupati, mi avete scritto, Nicole, è importante che tu lavi comunque il viso dopo l'acqua micellare, mi raccomando. Quindi vi ringrazio tantissimo, ragazzi, ma lo so, è solo che avevo tolto il pezzo in cui lavavo il viso. Perché alcuni video li monto io, ci tengo a specificare che per esempio le routine è impossibile farle montare a qualcuno, perché ci tengo e so esattamente la scena, dove voglio che inizi, dove voglio che finisca, e non posso delegarlo, non posso. Quindi appunto quello che vi dicevo è che ho tolto nel montaggio la parte in cui facevo la detersione, usavo lo scrub di Hello Body. Poi altra cosa che volevo chiedervi, allora abbiamo applicato l'ombretto adesso anche sotto, volevo chiedervi se per curiosità, se siete stati in vacanza, dove? Tanto perché secondo me, beh, giustamente ci siamo tutti mossi un po' meno quest'estate, quindi voglio sapere però se siete andati da qualche parte, dove siete andati, e poi vorrei sapere se quando siete tornati avete dovuto fare qualcosa, cioè tampone, quarantena, com'è andata? Cosa? Perché io onestamente non ho dovuto fare mai il tampone, non l'ho ancora fatto, e perché non è, appunto, cioè dall'Olanda non ho dovuto, non era richiesto, solo l'autocertificazione quando ho viaggiato da e per l'Italia. E stessa cosa appunto dai per l'Olanda, nel senso che anche quando arrivi, ce l'avevo fatto vedere nell'altro vlog, però non ho fatto tamponi, non ho dovuto fare quarantene né isolamenti. Una cosa però ci tenevo a dire, probabilmente nessuno mi ascolterà, ma l'autocertificazione, no? Se va fatta, ci sarà un motivo, perché nessuno la controlla? Cioè, io ho viaggiato più e più volte in aereo e più e più volte ho stampato l'autocertificazione, l'ho compilata, solo una volta l'hanno ritirata, ma non l'hanno controllata, cioè prendevano i fogli e ti lasciavano andare senza guardarli, però solo una volta, solo una volta. E né in Olanda né in Italia, nessun altro momento mi hanno, cioè ho potuto consegnare a qualcuno l'autocertificazione, quindi non ha molto senso farla compilare se poi non andiamo a verificare, perché se, cioè, non capisco, sull'autocertificazione bisogna appunto dichiarare di non avere il Covid, di non avere sintomi eccetera, ma se poi uno magari compila e onestamente dice di sì, no? E loro l'autocertificazione manco la guardano, cioè come si fa ad evitare i contagi? Non capisco, non ha molto senso questo comportamento, perché non lo so, mi sono stupita molto quando appunto viaggiando non hanno controllato l'autocertificazione. Comunque, se mi vedete che qui ho tantissimo trucco, è solo per com'è la luce, ragazzi, in realtà sono uguali più o meno. Allora adesso andiamo a sfumare il tutto. Poi ragazzi, mi sono informata, anzi mi sto informando, su un prodotto che si chiama Care Prost e che allunga il ciclo di vita delle ciglia. E è una figata pazzesca, perché ti fa avere ciglia lunghissime, sono delle gocce che vanno applicate. Però ho letto di tantissime controindicazioni, e che addirittura può far cambiare il colore all'occhio, possono far cambiare il colore all'occhio, e oppure possono rendere l'occhio più scavato, e perché ti fanno perdere un po' di
tessuto adiposo qui, ma sono semplicemente delle goccioline che vanno applicate sulle ciglia per farle crescere, quindi io per questi effetti collaterali sono un po' preoccupata e non mi va di utilizzarle, ma ho sentito che sono, cioè, ho sentito che sono magiche, quindi se qualcuno di voi le usa, queste goccioline che si chiamano, cioè goccioline, queste gocce Care Prost, oppure hanno anche un altro nome, Lisan? Oddio, non mi ricordo, comunque in America hanno anche un altro nome, ma se qualcuno di voi ha usato Care Prost o usa Care Prost, può dirmi gentilmente l'esperienza, che sarei molto molto curiosa. Se non sapete che cos'è Care Prost, andate appunto a googlarlo ed è pazzesco, cioè le ciglia sono molto più lunghe e quindi è una cosa che mi interessava non poco, però quando ho sentito parlare un po' degli effetti collaterali ho detto ma anche no. E allora direi di andare a prendere eyeliner. Uso il Better Than Sex di Too Faced. Ok, fatte anche ciglia e sopracciglia, ho utilizzato il mascara Volume Up di Banana Beauty. Per le ciglia, per le sopracciglia ho la Precisely My Brow Pencil di Benefit. Ah, eccolo, colore 2.5. Rossetto, prenderei questo che mi sta piacendo un sacco di Banana Beauty, si chiama XOXO. Risultato finale? Trucco finito, adoro, adoro questo rossetto, devo aspettare solo che si asciughi, perché adesso sembra shiny ma in realtà è completamente opaco. Che cosa ne dite? E adesso devo sistemare questi capelli almeno in modo decente. Alla fine siamo qua io e Andrea. Plot twist, ciao ragazzi. Perché Nil ci ha abbandonati letteralmente, no, in realtà doveva lavorare. Devo riprendere grande. Qualcosa perché come hai visto a casa mia manca tutto quello che c'è qua. Beh, sono carine queste cose. Tipiche olandesi, tutti i souvenir. Che carini. Ci sono tutti i zoccoli con i colori tipici. Poi c'è Andrea che filma le zanzare, ovvero è una tipula, io ho tanta paura di avvicinarmi. Che carina. Ma come carina? È orrenda. Io non so se riuscite a vedere. Io non li... cioè, perché? Ma perché mi perseguitano gli insetti? Perché, ragazzi? Io non te riuscite. Dio. Io li odio, questi insetti. Che guarda schifo. Che bella. Bella. Oh, si muove, oddio. Questa zona di Alkmaar è bellissima. Tutti i localini. Questo è proprio centro storico. E questo è dove pesavano il formaggio. Voglio mettermi a spiegarvi ogni volta la storia di Alkmaar e del cheese market e di tutte le cose turistiche, perché ogni volta che c'è qualcuno qua che gli spiego sempre le stesse cose poi diventa noioso, però è veramente molto 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 bella questa piazza. E faccio vedere un po' meglio. Ed è bellissimo perché ci sono ancora i tavolini fuori. Mentre in inverno, infatti non so ancora quanto dureranno, penso. Tipo, sì, penso che tipo ad ottobre toglieranno tutto, però adesso è ancora estiva. Potete sentire le campane. Siamo al ristorante giapponese, stanno arrivando le prime cose. Sashimi, mozzarella sticks. And some edamame. Che buoni. Buonissimi. E sono arrivati anche i maki al salmone. Questi sono i nigiri al salmone. E questo cos'è? Questo è salmone piccante? È mio? Penso di sì. Ah, questi sono quelli con il gambero fritto. Questi penso siano tuoi. Gentile cameriera, come mai dove fosse la mia tartare? E lei giustamente mi ha fatto notare che era davanti ai miei occhi. Dice, questa è la tartare. È una roba minuscola. Finger food. Sono tra l'altro con il cellulare, ragazzi, quindi spero che si veda bene. Come dolcetto ho preso questa torta, che onestamente non so che cosa sia, ma spero non sia pistacchio. Una pallina di gelato alla vaniglia e una mini, che piccolina piccolina, creme brulee. Tornata a casetta, ragazzi, qui c'è qualcuno che vuole salutarvi.
Allora? Che cosa fai, carone? Sì, sei bellissimo. Sei bellissimo, amore mio. Sei bellissimo, amore mio. Sei bellissimo, amore mio. Ma, gatto Denver, lo sai che non ci puoi stare sul letto, tu? Sono già due volte oggi che sono sul letto. No, ragazzi, non ho filmato per un po', scusatemi, ma ad un certo punto al ristorante vi appoggio qui. Ad un certo punto, ok, sono a fuoco, sì, ad un certo punto al ristorante mi ha risposto, vi ricordate? No, ve l'ho accennato stamattina, vi avevo accennato del messaggio che mi era arrivato di una vicina, che io pensavo fosse una vicina, che appunto sapeva il mio indirizzo e mi diceva di andare in un'altra casa della mia stessa via a prendere questo pacchetto. Io sono andata al numero 6, però ci ho trovato, allora sono arrivata e c'era una casa con la porta aperta e con gli operai dentro che lavoravano, eccetera, e ho suonato il campanello, è sceso questo signore, mi fa: sì, io non ho nessun pacchetto per te. Gli faccio: no, guardi, c'è sto messaggio. Mi fa: no, mia moglie non si chiama così, non siamo noi, non lo so, io non ho niente, mi dispiace, cioè tipo boh. E quindi poi ho scritto a questa persona, io oggi pomeriggio, e ho chiesto, ma sono stata al numero 6, ma non c'è nessuno, cioè almeno non sapevano niente di questo pacchetto. E il messaggio che io ho ricevuto in risposta a questo messaggio, scusatemi se parlo strano, sempre l'Invisalign, mi è arrivata la risposta al ristorante giapponese, sono rimasta scioccata e poi ho passato tutto il resto della serata a parlarne con Andrea, poi quando siamo tornati a casa con Neil, perché praticamente questa persona mi ha risposto una cosa che mi ha scioccato a dir poco, cioè che era solo un modo per sapere se questo era veramente l'indirizzo in cui abitavo, che in realtà non c'è nessun pacchetto, e si scusava dicendo che chiedevano di sapere il mio indirizzo su una pagina Facebook che io non sono riuscita a trovare. E poi le ho chiesto, ma no, non capisco, cioè chi vuole sapere il mio indirizzo e tu come fai a saperlo? E mi ha risposto: non posso aiutarti, scusami. E allora io sono scioccata perché, numero uno, abito qua da 2 mesi e la gente già ha capito dove abito, non capisco come sia possibile, cioè non capisco. E il bello è che questa persona scriveva in inglese, quindi non lo so, non vuol dire niente ovviamente, ma non veramente, sono scioccata, preoccupata, allibita, anche perché non capisco, cioè alla gente onestamente non capisco che importanza abbia sapere il mio indirizzo, cioè non capisco questa curiosità morbosa a volte di determinate persone, che so che non è la maggior parte delle persone che mi seguono, non sono così, però c'è sempre quella fetta di, non lo so, c'è sempre quel, sempre il rovescio della medaglia di cui vi parlo sempre, no? Di quello, del mio lavoro, di quello che facciamo noi, che siamo bene o male esposti su internet, è sempre quello, il fatto che la privacy diventa, la privacy non c'è praticamente, posso solo immaginare, perché io non mi ritengo famosa assolutamente, non, cioè posso solo immaginare a livelli veramente, veramente di persone molto conosciute come possa essere, perché già solo il fatto che siano riusciti in 2 mesi che sono qua, perché da fine giugno, come siano riusciti già a capire, cioè a sapere la via, mi lasciano sempre allibita queste cose. È difficile lasciarmi senza parole, ok? Perché io parlo sempre tanto, lo sapete, è veramente difficile, ma ci sono questi momenti in cui davvero neanch'io so come spiegarmi determinati comportamenti e quindi rimango letteralmente senza, senza parole, penso che questo voglia dire tutto. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Adesso mi strucco, mi tranquillizzo un po', che comunque non sono sola, quindi questo mi aiuta, il fatto che non sono sola, altrimenti sarei un pochino più preoccupata. Comunque era una ragazza che mi scriveva, almeno così sembrava dal profilo, poi non so, però non c'era una foto, quindi boh, non lo so, comunque il nome era di una ragazza, però vabbè. Quindi
questo quanto, non voglio farvi preoccupare, questo è il discorso, perché poi so che non ci sentiamo fino a lunedì, non ci vediamo fino a lunedì e non voglio farvi preoccupare. Quindi bacio grandissimo mia family, vi abbraccio anche forte 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 e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, sempre puntuali, 17:30.